Art and Fusion a Como e quest'oggi abbiamo un appuntamento speciale perché parliamo di rosa bulgara e di rosa damascena. Eccoci con i nostri ospiti. Quindi, Teostio, Buongiorno. buongiorno. Raccontaci un po' allora di queste rose della tua terra. La rosa damascena è stata portata in Bulgaria dalla Persia e ha trovato un ambiente eccezionale dove riesce a sviluppare le profumazioni uniche, infatti è molto apprezzato da tutti i produttori di profumi del mondo e diciamo che il profumo, la base di tutti i profumi è l'acqua di rose, poi alla quale si aggiungono altre sostanze E per quindi profumare. Qua con me c'è la oggi nostra sì, amica che noi oggi buongiorno, presentiamo prodotti a base è di rose. specializzata proprio a conoscere tutte le produzioni in Bulgaria e le qualità di tutti i prodotti a base di rosa. E Si allora, chiama Margherita. Margherita, raccontaci qualcosa di quello che Buongiorno, buongiorno. ci stavi facendo vedere. Allora, aggiungo a quello che ha detto Crestio che la Bulgaria è il maggior produttore al mondo dell'olio di rosa damascena. La storia tuttora non riusciamo ancora a capire da dove è arrivata. Sì, raccontano che arriva dalla Persia, poi dalla Turchia, però hanno trovato anche nelle nostre montagne la rosa molto prima perché siamo, diciamo, uno dei paesi magari più vecchio del mondo. Per cui, per ricavare 1 chilo di quest'olio, che lo chiamano anche oro liquido, perché ci vogliono, per ricavare 1 chilo di olio, perché si misura al chilo la rosa damascena, ci vogliono più di 4 tonnellate di petali, dipende dalla nata. E solo per questa qua boccetta di 1 ml, più di 400 kg di petali. È l'olio più pregiato per questo discorso perché è molto difficile la lavorazione e questa rosa non fiorisce tutto l'anno, fiorisce solo maggio-giugno e tutto quello che si raccoglie, diciamo, poi si fa l'olio essenziale e poi abbiamo anche l'acqua di rose che viene dalla distillazione dei petali. Da una parte si ricava l'olio essenziale, questa è l'acqua dalla distillazione dei petali, senza alcol, Quindi è senza l'idrolato di rose, idrolato di giusto? rosa Quello che una damascena. volta era lo scarto diventa invece un materiale Sì, prezioso e viene molto riutilizzato. prezioso, sì. La rosa damascena è più conosciuta come materia prima per i profumi e per le creme anti-age, però è uno dei più potenti antidepressivi naturali. Lavora sul quarto chakra, quella Chakra del del cuore. cuore, apre il cuore, e anche in caso di lutto, diciamo, quando dobbiamo tirarci su, aiuta molto perché parliamo della pianta della rosa damascena, ha più di 320 MHz di vibrazione energetica, quindi è la pianta più conosciuta con più alte vibrazioni energetiche. E la Bulgaria ha, diciamo, tantissime adesso aziende che fanno di tutti i profumi, creme viso, creme corpo. In questo momento non ho portato qua, ma abbiamo tutta la linea di alimentari, marmellata senza zuccheri, miele con olio essenziale. Ecco, così le persone possono ingerire l'olio essenziale perché è commestibile. Sempre mi Certo. chiedono, voglio quello alimentare, esiste Alimentare. solo l'unico, non ci sono. Ci sono naturalmente altri che aggiungono altre cose, invece l'unico che si usa anche alimentare è È questo. questo. Bene, grazie mille. E Grazie. dove ti possono trovare le persone se vogliono Allora, abbiamo il contattarti? sito che è www.rosadamascenabulgara.com oppure facciamo le fiere. Adesso sta arrivando il più grande, l'artigiano in fiera a Certo, e Milano, vi nel padiglione troveranno lì. 7, ancora non sappiamo. Ma visto che appunto il canale è sempre lì, www.rosabulgara.scenabulgara.com. Sì, anche Perfetto. su Anche la Facebook. pagina Facebook è la stessa, ma più nel sito vengono tutti i prodotti. Benissimo, grazie mille. Grazie. Grazie. E È anche molto buono. adesso stiamo proprio entrando nel profumo di rosa, piccolo roll che sa assolutamente di rosa damascena bulgara.
E Crastio ci stava dicendo che a Plovdiv... Ai tempi, durante il periodo socialista, c'era una grande destilleria, come tutte le cose grandi, e si producevano solo lì, era il monopolista delle produzioni di tutti i profumi che erano così comuni. Certo. Negli ultimi anni sono nati tante aziende piccole, medio piccole, che stanno ritornando a quella varietà di produzioni di profumi con diverse, cioè miste con diverse sostanze, lavorando tanto per tutto il mondo. Certo. E potrei dire che la Margherita ha fatto una ricerca veramente molto molto approfondita, sono 7-8 anni che lavora con le profumazioni, perciò ha una visione molto precisa sulle aziende valide che attualmente producono i profumi, sia a livello medio ma anche medio alto. Ci sono aziende bulgare che esportano in tutto il mondo e sono molto apprezzati per le sostanze naturali che usano per i loro profumi. E noi siamo stati proprio conquistate da questo profumo alla rosa, che quindi indosseremo nella stagione delle feste.